Talento Mario Lopez. L'ha fatto sparire in un attimo. Come fa? No, ma come cazzo? No, ragazzi, questo è un fenomeno. È un fenomeno. Oh, non si è mosso, eh? Non si è mosso. Adesso anche lui. È bellissimo. No, vabbè. Sì, sì. Sì. Grazie mille. Mario Lopez. Conosco questo signore, Maria. Ho avuto la fortuna di presentarlo 3 anni fa e ha vinto il campionato mondiale con questo numero, che nel frattempo ha reso ancora più divertente e ancora più bello. Lo hai visto nella sua semplicità. In fin dei conti, una sigaretta che non vuole stare dove lui vuole metterla. Ed è spettacolare. Grazie mille. Ma la cosa spettacolare è che era, al di là del fatto che a volte cioè, non lo vedevi bene, no? Ma nel LED si vedeva perfettamente il filtro e lui non si muoveva. No. E questo che era, cioè era molto ingrandito e anche non tradiva mai il movimento. Lavorano su delle cose molto piccole e lo fanno con una velocità talmente impressionante da trarre in inganno anche l'occhio umano. Non è che sia dotato di poteri sovrannaturali. Però siccome l'ha ingrandito tanto. Così è, così è.
Per me la grandezza di quest'uomo, di questo artista, è legata solo a una cosa specifica. Lui ha fatto uno spettacolo, uno show con una sigaretta. Bravo Lopez! Bravo Lopez! Bravo! Complimenti, bravissimo! Grazie mille. So che quella sera, quando ti hanno consegnato il titolo mondiale, hai fatto una dedica a tua moglie, forse avevate appena avuto un bambino. O stavate per averla? Due bambini. Due bambini, quindi complimenti anche e auguri. Pensa ai bambini come si divertono quando lui li fa tutti non i giorni. Non so se li mamma. Fa anche a casa questi giorni. Beh, sì. Più piccolo. Per me vale. Bravo, che per me vale. Senti, come io sono un tuo fan proprio, per me sei il massimo. Vuoi che ti faccio una non foto? Puoi venire qui e fare una roba noi al volo così, tac. No, questo faccio io a mia figlia. Questa la sopporto anch'io, mamma. Ecco, questo. No! Non è vero. No! Questo lo fa il bambino, diciamo. No, non ha abbassato. Maria, non ha abbassato la camicia, fidati. Maria, mi dici che hai detto, per capire? Che hai detto? Io ho pensato che avesse spostato la pelle. Con una velocità. Ah, con la velocità. Io ho pensato questo. Non ci ho pensato a spostare la pelle. Ecco che avessi fatto questo. Che dice il pubblico, Ivan?